Utilizzando la piattaforma e-commerce Ready Pro è possibile personalizzare in modo molto semplice l'immagine o il colore di sfondo del sito per rendere più gradevole e accattivante la presentazione del proprio negozio online. È possibile, per esempio, inserire un'immagine come sfondo durante le feste natalizie. L'immagine inserita avrà lo scopo di riempire l'area di contorno del sito e-commerce attigua all'area dei contenuti. È bene precisare che questa immagine non sarà visibile a tutti gli utenti, ma solo a quelli che utilizzano risoluzioni video particolarmente alte. Infatti, sebbene i siti e-commerce di Ready Pro siano progettati per funzionare in modo responsive con qualsiasi tipo di risoluzione video, il sito vero e proprio di norma non si estende comunque oltre i 1500 pixel. Questo significa che su schermi con risoluzioni maggiori, come ad esempio gli schermi Full HD con risoluzione orizzontale di 1920 pixel, si creano degli spazi ai lati del sito che possiamo personalizzare con un colore o, ancora meglio, con un'immagine di sfondo. Vediamo ora con un esempio pratico come possiamo impostare uno sfondo per il nostro sito. La prima cosa da fare è di andare alla ricerca di un'immagine da utilizzare come sfondo. Se non abbiamo un grafico a cui affidarci, per creare uno sfondo personalizzato possiamo sfruttare uno dei tanti siti web di immagini gratuite. Siti di questo tipo consentono di ricercare immagini in base ad una o più parole chiave e poi di eseguire un download su una cartella del nostro disco. In questa fase occorre fare attenzione a due fattori. Primo, dobbiamo cercare immagini con dimensioni che si adattino il più possibile alla risoluzione video più usata dagli utenti del nostro sito e-commerce Ready Pro. Ad oggi la dimensione orizzontale che consigliamo è di 1920 pixel. Secondo, e non meno importante, è necessario fare attenzione a prelevare immagini che siano liberamente utilizzabili e senza vincoli di copyright. Per inserire l'immagine di background, entriamo nella sezione Aspetto grafico della gestione template. Abilitiamo l'impostazione Sfondo del sito e procediamo col caricamento della nostra immagine, prelevandola dalla cartella del disco locale in cui è stata scaricata. Dopo aver eseguito una sincronizzazione completa, l'immagine di sfondo appare nel nostro sito e-commerce occupando l'intera pagina. Con lo stesso procedimento appena visto, possiamo definire anche la visualizzazione di un colore di sfondo diverso da quello predefinito della skin attiva. Anche in questo caso, dopo la sincronizzazione, possiamo notare la presenza del colore selezionato come sfondo delle pagine del nostro sito e-commerce. È altresì possibile utilizzare contemporaneamente l'immagine ed il colore di sfondo. Questa pratica è particolarmente utile per migliorare la visualizzazione del nostro sito e-commerce da parte di utenti che utilizzano risoluzioni video molto alte. In questo caso, il colore di sfondo occupa l'area dello schermo che eccede quella utilizzata dalla risoluzione massima dell'immagine di background.